Lei ha 35 anni. È già stata vedova. Si è appena risposata. E suo marito è già in carcere. Se i suoi figli continuano a frequentare i delinquenti, faranno la stessa fine, lo capisce? Lei ha figli? No. E allora si faccia i cazzi suoi. Un gran bel film, La Terra dei Santi, che ha chiuso di fatto la rassegna delle opere in concorso al Bobbio Film Festival di Marco Bellocchio. Rimangono solo due serate, questa sera andrà in scena Il Terzo Uomo e sabato I Pugni in Tasca nell'edizione restaurata, domani il festival riposa. Il film di Muraca ha comunque evidenziato una potenza narrativa notevole, è duro ma ricco di sentimenti e ottime le interpretazioni di Valeria Solarino, Lorenza Indovina e della giovane Daniela Marra, ospite insieme al regista. Il dramma delle donne dell''Ndrangheta in un film ben fatto e prodotto, tra l'altro, dalla piacentina Enrica Arcelli. Il film nasce dal desiderio di entrare in una delle piaghe del nostro paese. L''Ndrangheta è stata raccontata pochissimo dal cinema e soprattutto non sono stati raccontati le sostanze antropologiche, da cosa muove, chi sono queste persone. Conosciamo molto di quello che l''Ndrangheta fa, dei traffici, e pochissimo di quello che l''Ndrangheta è. Non è un ruolo semplice, però è un ruolo che mi è piaciuto molto interpretare, prima di tutto perché c'è dietro un'idea e una sensibilità che è quella di Fernando, che è da calabrese, insomma, porta dietro un patrimonio che è anche mio, in quanto anche io sono calabrese, quindi ho abbracciato molto volentieri questa necessità di Fernando di raccontare questa storia e insomma mi sono misurata con un qualcosa di molto grande, di molto sconosciuto, ma appunto con tanto lavoro da parte mia, da parte di Fernando e di collaborazione anche con le mie colleghe, insomma abbiamo cercato di fare il nostro meglio. È una storia dove le donne sono decisamente protagoniste anche nella sofferenza e nel dolore, e credo che in tutto ciò però ci sia anche un punto di vista di speranza, cioè da lì passa, dalla consapevolezza rispetto a un cambiamento che deve esserci nel destino di questa terra e di questi figli. Da lì passa un punto di vista ottimistico, un punto di vista di speranza attraverso le donne, cioè proprio attraverso la solidarietà.